Allora, Francesca, la mia prima domanda è: come pensi che si possano integrare, effettivamente, si possano conciliare gli aspetti di umorismo e satira, come venivano fatti in modo tradizionale sui giornali e come vengono fatti adesso sui social media oppure in maniera strutturata online? Ma penso che i social media siano un volano formidabile per la satira. E principalmente per un motivo, perché i giornali hanno dei costi di distribuzione, sono sempre meno gli editori disponibili a mettere dei soldi per la diffusione delle notizie, figuriamoci quelli a mettere dei soldi per la diffusione della satira, che ricordiamoci banalmente la satira è la presa in giro del potere e il potere sta dove ci sono i soldi, quindi sarebbe abbastanza autolesionista per il potere investire soldi in un giornale satirico. La bellezza di internet è che è gratis, cioè uno può fare un video satirico, una vignetta, scrivere un post satirico su un blog e quello va in giro per il mondo gratis, senza costi di distribuzione. Allora, un'altra domanda che ti vorrei fare a questo punto riguarda proprio la tua attività in radio. Sì. Anche questa poi è cambiata nel tempo, tra l'altro abbiamo avuto degli esempi abbastanza interessanti poi con l'attività per esempio di Fiorello, che comunque combina l'attività in radio con l'attività online, eccetera. Come pensi che evolverà questo tipo di rapporto? Penso che ci sarà sempre di più un unico elettrodomestico, cioè un unico elettrodomestico che sarà insieme il giornale, la televisione, internet, e allo stesso tempo sarà il giornale come non lo abbiamo conosciuto, la televisione come non l'abbiamo conosciuto. Cioè ci sarà un unico strumento sempre più on demand, per dirla come tecnici, cioè dove non c'è un palinsesto imposto dall'alto, né per la satira, né per la cronaca, né per l'entertainment. Ci sarà questo unico strumento dove ognuno fa un contenuto utilizzando tutto, cioè il suono, le immagini, la musica, le parole, passando da una cosa all'altra. Già vediamo la differenza tra i video realizzati per internet e i video realizzati per la televisione. I video realizzati per internet utilizzano moltissimo anche il testo scritto, quindi sono già una commistione, no, del linguaggio giornalistico, di quello televisivo. Tendenzialmente, l'ho detto, sono molto ottimista e penso che sia un'opportunità grandissima per tutti, soprattutto per gli esordienti, questa della tecnologia diffusa che abbiamo adesso. E quindi immagino che nei prossimi anni, è vero che l'accesso alle professioni in Italia, come sappiamo, è molto difficile, solo il 6% dei laureati trova un posto a tempo indeterminato, quindi meno dei raccomandati. E è anche vero però che per la prima volta lo sviluppo tecnologico offre la possibilità a tutti di mettersi in gioco, come dicevo prima, anche a chi non ha particolari mezzi economici. La tecnologia offre adesso la possibilità di fare un video e quindi questo mi rende ottimista. Penso che insomma, se l'articolo 3 della Costituzione, sempre citato tranne che nella seconda parte, quella che dice che spetterebbe allo Stato rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini di essere uguali, beh, dove non arriva lo Stato adesso arriva la tecnologia. Diciamo che parte del vecchio sistema, no? Giornali, televisione e radio, alcuni di questi vedono comunque tutta l'attività che viene svolta online un po' come una minaccia, no? E soprattutto dal punto di vista delle vendite, poi, che alla fine è quello il punto finale. E dunque, mi piace vedere la cosa da due punti di vista diversi: il punto di vista del giornalista o del satirico, cioè di chi fa i contenuti, e in quel caso naturalmente le tecnologie sono soltanto un'opportunità, e consiglio a tutti i giornalisti, a tutti gli artisti di imparare a girare, a montare e a parlare alla radio. Diverso è il punto di vista dell'editore, ma io penso che questa sia solo una transizione, cioè in questa fase effettivamente, dato che il costo con il quale cioè il guadagno con il quale si ripagano i giornali è quello della pubblicità, attualmente la pubblicità sui giornali cartacei è sempre di meno, la pubblicità è tutta nella televisione tradizionale, la pubblicità su internet è in costante aumento, ma gli spazi vengono venduti a molto poco. Però questa è una fase di transizione, cioè prima o poi cambierà proprio il circuito delle agenzie pubblicitarie, cioè la quantità di persone che adesso cercano le notizie, leggono notizie e anche quindi che usufruiscono della satira, che usufruiscono dell'arte, aumenta sempre di più, e il tempo che dedicano all'apprendimento delle notizie è sempre maggiore. Quindi questo è appunto un segnale positivo, cioè non è morto il giornalismo, non sono morte le notizie, e forse stanno morendo i giornali di carta, smetteremo di abbattere alberi, ce ne faremo una ragione. Qual è la tua dieta mediatica? La mia dieta mediatica, adesso sono drogata di una cosa che si chiama PALP, e
Pulp è un aggregatore di notizie per l'iPad e funziona così: tu tramite i feed, gli RSS, praticamente leggi su Pulp le cose che tu abitualmente seguivi, non so, un po' su Repubblica, un po' sul Fatto, sull'Unità, ma anche sui blog. Per esempio, io seguivo sempre Emiliano Brancaccio piuttosto che Loretta Napoleoni o Di Freddi, eccetera, per non parlare di tutta la musica indie della quale sono molto appassionata, dei fumetti, Zero Calcare. Ecco, tu su Pulp metti queste cose tutte insieme, cioè fai il tuo palinsesto, il tuo giornale, non so nemmeno più come chiamarlo, perché a questo punto è diventato un luogo multimediale dove tu raccogli i video, gli iscritti delle persone che segui. E ecco, da un lato, cioè, mi domando che cosa mi aspetta, perché forse questo porta un po' a chiudersi, cioè io così ogni mattina leggo le solite cose, sono forse meno aperta alle novità, e magari sì, non so, del resto non si può sapere tutto. È anche vero che ora basta la finestra di Twitter, la finestra di Facebook per avere comunque stimoli sempre nuovi da parte degli amici, degli amici, degli amici, degli amici, degli amici, degli amici. Quindi io, avendo, cioè essendo stata una grandissima lettrice di giornali e ora non toccando quasi più un giornale cartaceo, avendo visto su di me questa transizione, penso che sia un po' ineluttabile, cioè se una come me che era drogata dai giornali cartacei adesso ha praticamente smesso di leggerli, ecco, io penso che un po' il destino dei giornali cartacei sia quello di sparire, ma il destino dell'informazione, della satira, dell'arte sia quello di moltiplicarsi, crescere sempre di più e arrivare sempre più a tutti.